Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho a minha casa pra olhar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Ecco, diciamo. Il significato di questa canzone, che è stata scritta, diciamo, in un'epoca in cui non esisteva internet, non esistevano i telefoni, è questo generalmente, cioè è un innamorato dice: guarda, non posso restare con te, e questa canzone secondo me racchiude il concetto di Saudaci, non posso restare con te, ragazza che ti amo. Perché il treno per Jasana, dove devo andare io, parte alle 11 e se non lo prendo io devo aspettare poi il giorno dopo. E dice, poi c'è un'altra cosa, tu hai ragione, tu sei la mia innamorata e quindi l'amore è la cosa più importante, ma io ho un'altra cosa più importante. Se io non torno a casa mia madre non dorme e io ho la mia casa e mia madre a cui badare, no? E questo, diciamo, è un concetto che in qualche modo l'amore, che è una cosa che rappresenta la felicità e la tristezza di non poterlo realizzare nei mezzi e nelle forme più desiderati, diciamo così. Una domanda mia spontanea è come Saudade si organizza e si raffronta con Vanessa? Nel senso che come secondo te il maresciallo Santoro vede la sua ricerca nel Brasile, del Brasile e quindi della sua innamorata? E come viene eventualmente inondato da questa saudade nei confronti sia del Brasile stesso che proprio di Vanessa, insomma. Allora, lui racconta un po', diciamo, un pezzo di storia, diciamo, lui arriva a Fortaleza e si reca nell'abitazione di Vanessa e subito resta colpito da un aspetto che è un altro degli aspetti caratterizzanti del Brasile, mentre lui ha fatto 10.000 km in aereo per andare a trovare i parenti della sua ex donna. Questi non hanno di meglio da fare che guardarsi la telenovela nella stanza a fianco, che tra l'altro io ho visto, che si intitolava A Storia da Siete Mulheres, e praticamente parlava di Garibaldi. Era una telenovela che parlava di Garibaldi, perché come tutti sappiamo, o forse ce ne siamo dimenticati, Garibaldi è stato anche in Brasile, diciamo, e ha fatto il guerrigliero anche in Brasile. E qualcuno malignamente, per la verità, una cosa, diciamo, la cito perché mi fece ridere, il professor Miglio, che è stato uno degli ideologi della Lega, per disprezzare Garibaldi, sostenne in una tesi che a lui avevano in qualche modo tagliato un orecchio perché era la prassi che in America Latina, in particolare in Brasile, a cui si sottoponevano i ladri di cavalli, no? Quasi per dire che Garibaldi non era un guerrigliero, ma era un ladro di cavalli, no? In realtà poi la storia è un'altra, però voglio dire, questo per ricordare che Garibaldi, che è stato uno dei nostri eroi risorgimentali, è stato in Brasile e qui, diciamo, si ha un atto di congiungimento. Il maresciallo Santoro nel suo piccolo, che rappresenta la Magna Grecia e in qualche modo la cultura greca, con i miti greci, si incontra con Vanessa, che è una sacerdotessa del Candomblé. Che cos'è il Candomblé? Il Candomblé praticamente è una delle religioni più importanti del mondo. In Brasile ci sono oltre 2 milioni di praticanti, circa, diciamo,
percentuale altissima. Fondamentalmente nasce è importata, diciamo, dall'Africa. Gli schiavi africani, in particolare a Salvador de Bahia, la cui popolazione ancora oggi discende dall'80% degli schiavi neri, importò queste credenze dal Brasile. Gli orisha sono delle semi divinità che rappresentano degli eventi naturali, le maree, le cascate, gli oceani, e le ha impersonificate. Poi gli schiavi, per qualche modo sfuggire all'oppressione della Chiesa cattolica, che vedeva male questo tipo di religione, e dei loro padroni, li hanno sincretizzati con dei santi cattolici e cristiani. Infatti, diciamo, uno degli dei più importanti è sincretizzato con Gesù e l'altro con San Lazzaro, diciamo così. Poi c'è Eshu, che è un orisha che in qualche modo rappresenta il diavolo cristiano e che rappresenta un trigger, un crocevia tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, ed è l'orisha a cui è consacrata Vanessa, diciamo così. Credo di aver risposto alla domanda. Sì, no.